dal petto se si perderà. Giallo, rosso e fede all'anima, Perulecce brucia l'anima. Siamo tornati, ecco, con noi c'è anche Stefano, siamo in diretta, siamo tornati dopo qualche giorno di assenza, un po' di vacanze, insomma, anche per noi. Vabbè, esperti a Stefano cambia niente, perché tanto loro compaiono il mercoledì, poi non gli frega nulla di ciò che succede gli altri giorni, però io non vado in diretta da sabato, oggi è giovedì, è un'assenza importante, la gente scriveva. Immagino che la gente stava piangendo, la gente disperata a casa, dov'è lacrime. Filippo Verri? Dov'è Filippo Verri? Ecco Filippo Verri, ecco. Le colombe, le hanno mangiate per Filippo Verri praticamente. Gente in lacrime, cioè... è tornato prima del mago di Filippo Verri, cioè proprio gente disperata, però alla fine ragazzi è giusto un po' di vacanza. Salutiamo del mago. Ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao Roberto, ciao Simo, da qui tutte fine del mare, ciao ragazzi, ciao Cesaretto. Allora alle 9, Andrea, alle 9 abbiamo Gioco Mazzi? Sì, alle 9, ma potrebbe anche chiamarmi perché mi ha detto che non è proprio espertissimo in tema tecnologico, quindi potrei sparire per qualche secondo. Però abbiamo un supporto, insomma, accanto, non lo so, comunque vediamo, in qualche modo entrerà Gioco Mazzi. Sì, in qualche modo entrerà, dai. Ciao Marco, ciao a tutti ragazzi, ripartire con gli abbonamenti, dai, forza, dobbiamo ritornare. Allora, non parliamo di Lecce Napoli perché ormai è andata in prescrizione. Sono fomentato senza motivo. Parliamo delle polemiche, perché a noi le polemiche piacciono sempre. La polemica delle ultime ore è lo striscione non firmato apparso sotto allo Stato di Via del Mare, in cui sostanzialmente viene scritto consigli Bocchetti Masiello, questione, no, minimo comune procuratore, una cosa simile. Unico comune procuratore. Comunque posso chiedervi, non capisco la presenza di Masiello in quello striscione, cioè Masiello cosa c'è? Masiello per il meme, dai, per il meme Masiello Cioè Masiello alla fine, cioè potevi mettere anche consigli Bocchetti, andava bene uguale, Masiello cioè, in questa volta... Cioè, anche se fosse, no, parliamo di cose così, di metaverso, però Masiello in questo caso, cioè, sì, ci sta sempre, ho capito, però nel senso, nella fattispecie della polemica, non c'entra niente. Cioè, poi allora, ovviamente non Andrea, c'entra. Arriviamo al punto. Il Verona, con quanto accaduto sabato, sabato mi ha rovinato le vacanze, nel senso che io sono uscito sabato sera che ero una belva, non ho detto una parola tutto sabato sera, la gente mi parlava. Era una belva o non hai detto una parola? Ruggivo, non parlavo. E dicevo, ma guarda, se i giocatori del Lecce fossero così, la prossima partita magari non la vinciamo, ma prendiamo 7 espulsioni che non si possono manco prendere. Questa storia adesso che stanno facendo del complotto dello stesso procuratore, ragazzi, ok, va bene tutto, procuratore, quello che volete, però mancano 9 giornate, stiamo a 5 punti, la prossima è contro una squadra che sta ultima in Serie A, che c'ha una serie di problemi, che ha perso in rimonta con la Cremonese. Ma io posso pensare al procuratore di quello che è lo stesso, ma noi Filippo, ci abbiamo già Filippo, tanto, io ve l'ho detto anche sul gruppo oggi quando abbiamo parlato di questa cosa. Io penso che mai davvero come quest'anno noi abbiamo l'occasione di pensare solo ed esclusivamente a Lecce. Tu purtroppo ora devi preoccuparti, tra virgolette preoccuparti, perché per adesso ancora non ti devi nemmeno preoccupare del Verona, però tra virgolette preoccuparti del Verona perché ti sei messo da solo in questa situazione non facendo punti per 6 partite, quindi sei assolutamente responsabile tu, a prescindere da consigli, da Masiello, da Bocchetti e da D'Amico. Tra l'altro io che guardo... Conosci D'Amico?
detto, Ah, infatti stavo aspettando che stavo dicesse il preoccupando. nome comunque. Ti guardo questo sport dalla Serie D alla Serie B brasiliana e che quindi non voglio mai immaginare che ci siano complotti perché siccome sono innamorato di questo sport, perché altrimenti non lo guardiamo, che senso ha guardarlo? Scusate. Penso anche che avrò visto un milione di partite in vita mia, penso anche se tu vuoi, e ripeto, rimaniamo nell'ambito proprio dell'impossibilità, se tu vuoi diciamo, metterti d'accordo e fare degli aiuti, non aspetti il 95esimo, ecco. Penso che le partite si possano sistemare in modo diverso e prima, se si vogliono sistemare. Messo in gesto, io non credo a queste cose perché altrimenti non guarderei le partite. Se guardiamo le partite, non crediamo a queste cose. Se no, siamo ragazzi, vediamo il wrestling, vediamo John Cena, non so se è vivo, che ripicchia quell'altro, è Ha tutto finzione. perso un paio di settimane fa WrestleMania. Però vediamo finzione, ragazzi. Cioè, se Ma se vogliamo io vedere la seguo le finzione. WWE, io non posso rispondere a Andrea Sperti. John Cena purtroppo ha perso. No, lo Se seguivo andate. quando ero giovane. Vai. Allora, Stefano, dimmi la tua. Ma diciamo, il gol è qualcosa di incredibile, il Verona. Però, cioè, allora, il discorso è questo. Se iniziamo a... prima dicevamo, raccontavamo questa cantilena che avevamo gli 8 punti di vantaggio. Mo se ci raccontiamo la seconda cantilena del biscotto, chiamiamolo così, tra Verona e Sassuolo non ne usciamo Sono più. alibi, ragazzi, sono alibi. Sono, Dobbiamo no, vincere ma noi la tra Sampdoria, l'altro, appunto. Sono alibi. infatti, diciamo, io non vorrei pa passi diciamo, il ragionamento che il Lecce non sta facendo il suo per colpa degli altri, cioè, o meglio, forse Oh, il Lecce assolutamente. sta dove sta. Grazie agli altri, che è una cosa diversa. Cioè, noi se ci troviamo in questa situazione comunque di tranquillità, perché è ancora tranquilla la situazione, dobbiamo ringraziare quelle squadre come Sampdoria, Spezia, Verona, eccetera, eccetera, che non hanno fatto nulla per raggiungerci, nulla, e noi siamo stati capaci di stare in questo Vabbè, Stefano, fango. però questa cosa è vera fino a un certo punto, perché comunque tu sei una neuromossa che quest'anno poteva fare anche 10 punti, cioè, o No, meglio, non... il 15 agosto avremmo detto che questa squadra avrebbe fatto 15 punti probabilmente. Ne hai fatti 27, poi che gli altri li abbiano fatti o meno, la tua media, bene o male, e se vinci con la Samp fai 30 su 30, la media è giusta, eh? Cioè tu stai facendo il tuo campionato, a prescindere dal fatto che la Samp ne faccia 15 o 35, cioè la Samp, se tu vai a vedere i giocatori, c'ha Augello, c'ha Djuric, c'aveva Caputo, Rabbiadini, non è che c'è una squadretta? Vabbè, ma questo, diciamo, io penso che non rilevi mai diciamo, la qualità della rosa, ha una valenza fino a un certo punto, soprattutto quando Sì, parliamo sì. di bassa classifica, anche perché il Lecce, lo ribadiamo, ha una delle difese, incluso la porta, mai avuta, forse la migliore delle ultime, scusami, delle ultime 10. Io ritengo che sia una delle difese più forti. E quindi non possiamo manco dire che noi siamo, diciamo, in una situazione difficile dal punto di vista della rosa. Quello che a me invece dispiace, devo dirti la verità, è che in questo periodo non ci sia stato proprio un cenno di novità, di troviamo una soluzione, troviamo il modo, non c'è stato. E questa è la cosa che mi spaventa, in vista comunque di tante piccole finali che noi avremo da qui alla fine. C'è la partita di domenica, io sinceramente ho una paura assurda, enorme, non perché si chiami Sampdoria, ma perché il Lecce si trova ad affrontare la sua occasione, tra virgolette, finale, nel senso che dobbiamo Anche se io non stare sono così convinto del ragazzi, Verona, non sono così ragazzi, convinto del Verona per dar Napoli, no, sinceramente. lascia perdere, ma non è una questione Ragazzi. del Verona, no, no, però aspetta, voglio dire questa cosa perché non è più una questione delle altre squadre, è una No, questione lo del so, lo so. Lecce. Perché se il Lecce non ritrova il risultato, non dico i 3 punti, ma un risultato, diciamo, favorevole, potrebbe crearsi comunque diciamo, una concatenazione di eventi che io non voglio sinceramente immaginare, anche perché significherebbe suicidarsi, perché siamo in una situazione mai avuta in Serie A e ci ritroveremmo a dover patire le pene dell'inferno per un momento di blackout che abbiamo avuto, momento, anzi, bello periodo Due del mesi. blackout.
Ma ragazzi, la situazione è semplice. Se non vinci in casa contro la Sampdoria, che fra 3 mesi non sa nemmeno che campionato starà, meriti di retrocedere io. Anzi, se non vinciamo domenica contro la Sampdoria, chi è il Ora sta presidente dicendo una della cosa Lega pesante, B? ecco. Chi è il presidente della Lega B? Vado e gli stringo la mano perché meritiamo di andare là. Domenica la Sampdoria ce la dobbiamo mangiare. Cioè, la Sampdoria, ragazzi, sta venendo qua dopo che è ultima in classifica, che non gli pagano gli stipendi, che ha perso il rimonta in casa contro la Cremonese. Io non sono nelle condizioni di vedere la Sampdoria che arriva a Via del Mare e avere paura. Io la Sampdoria viene qua, me la voglio mangiare viva. Cioè, me la voglio mangiare viva la Sampdoria. Non, il pensiero di Stefano Sozzo non mi passa neppure per la testa, perché se io non parto con l'atteggiamento di mangiarmi la Sampdoria, non mi salvo, ma proprio per Quindi fisiologico che non mi salvo. sei d'accordo con me di parlare oggi giovedì, visto che domenica abbiamo una partita, parlare oggi giovedì di striscioni, bocchetti, Ma va, gli D'Amico, consigli, non striscioni, serve a ma gli niente, striscioni. non Io sto serve a niente pensando perché la squadra deve essere mentalizzata alla a partita di mangiarsi la domenica. Sampdoria, e Tra anzi non deve l'altro. solo essere mentalizzata a mangiarsi la Sampdoria, deve anche pensare che poi 7 giorni dopo va a San Siro col Milan, che ha giocato 5 partite nel giro di 15 giorni, e ci dobbiamo mangiare pure il Milan. Dobbiamo andare a 3.000 contro il Milan, che ha fatto un quarto di Champions League andata e ritorno. Cioè, questa è la mentalità vincente. Poi se i No, ma giocatori non l'hanno, andiamo in Serie B, ragazzi, in molta tranquillità. Se i giocatori non l'hanno, noi decidiamo il destino nostro. Se non vinciamo la Sampdoria in casa e poi non affrontiamo il Milano come si deve, quando siamo nelle condizioni di affrontarlo, in molta perché tranquillità torniamo in Serie B. l'Udinese che ormai ha finito di giocare da 3 mesi in casa, non te lo devi mangiare. Cioè, noi abbiamo anche a livello di calendario una grande possibilità di fare quei 7-8 punti che ci mancano, perché io sono convinto che quelli ci manchino. Di fare quei 7-8 punti anche tra virgolette presto, cioè tu li puoi fare anche nelle prossime 4-5 giornate, 7-8 punti, e vederti le ultime giornate in maniera tranquilla, perché quello è, tu arrivi allo scontro diretto col Verona, devi arrivare, ti è vincendo, devi festeggiare la salvezza e vedere il mare, e lo puoi fare, lo puoi fare, guardando il calendario nostro, guardando il calendario del Verona, guardando tutto quanto, oltre al fatto, dicevo, che non voglio nemmeno pensare a cose del tipo il Verona vince col Napoli, il Verona fa ritorno al Napoli, quindi noi abbiamo la Se pressione, il perché la Verona vince col pressione. Napoli, non me ne può fregare di meno, perché io ho fatto 30 punti in Appunto. 30 partite e ho fatto il dovere mio. Appunto. E se continua così, con 38 punti, non mi fa scendere in Serie B manco il più grande Appunto. tribunale d'Italia. No, Quindi non me ne frega niente del Verona. ma non deve essere una pressione ulteriore, perché la pressione ulteriore nel caso è stata colpa nostra. Cioè noi siamo arrivati nelle condizioni di doverci giocare Lecce-Sampdoria, tra virgolette una finale, tra virgolette una partita molto importante, quando in realtà facendo 2-3 punti prima potevi arrivare a giocarti anche per il In pareggio, no? ciabatte. Lecce-Sampdoria, per dire. Quindi è colpa nostra, ci assumiamo le responsabilità, domenica devi vincere, altrimenti ragazzi, cioè se tu non vinci con la Samp, come dicevi tu, Ma ricoverati se non con vinci questa, con no, la Samp. ma è giusto che retrocedi o comunque che vivi un periodo difficile, è giusto Ma così, senza perché neppure arrabbiarsi, senza neppure arrabbiarsi, no. se non vinci in casa con la Sampdoria, in molta tranquillità vai in Serie B, senza problemi, No, perché non però sei scusate, all'altezza. però no, ma questa cosa, ma per carità, io sono d'accordo con voi sui drammatismi diciamo, della sconfitta contro Sampdoria, però poi ci sono altre, se non sbaglio, 8 forse Sì, no. partite che comunque vanno giocate. Io non mi butterei giù, visto anche il margine che abbiamo rispetto alla terz'ultima. Anzi, lì ci sarebbe poi da fare quadrato per capire un attimo come Però fare Stefano, per vieni da 6 sconfitte, eh? Vieni da 6 sconfitte. Cioè, non è che dici vieni dai risultati Ma buoni e la infatti, Samp ragazzi, la scusatemi, steggi, vieni da 6 sconfitte. diciamocelo chiaramente: un risultato negativo contro la Samp comporterà, io penso, diciamo da profano, all'esonero dell'allenatore. Penso, diciamo, è l'unica cosa che tu puoi fare per risollevare un attimo la china, credo. Poi sicuramente ci troviamo anche in una condizione in cui non è che siamo in zona di retrocessione, ma qualora mai dovessimo perdere e qualora mai il Verona dovesse vincere, comunque saremmo a più due e la cosa ci potrebbe Capito, far stare però il tranquilli, periodo però. sarebbe il E no, periodo sono poi. drammatico, drammatico, Cioè, ho drammatico, però capito che poi noi lì siamo abituati, ma il Lecce credo ora con Liberani facciamo 6 drammatico. sconfitte e poi vinciamo con la Lazio.
Ora, io faccio fatica a ricordare da quando lo seguo io mai, ma faccio fatica a ricordare un Lecce che perde 7 partite di fila in No, ma Serie ragazzi, ma io non posso pensare che perdiamo in casa A. con la Sampdoria. Con tutto il rispetto per la Sampdoria, che è un club storico, Cioè. dovrebbe assolutamente. Ma poi la Sampdoria Ma non è una è pure questione una buona del. squadra la cintura in su, ma è una questione proprio di motivazioni, ragazzi. Cioè, ci sono le motivazioni nostre e ci sono le motivazioni della Samp, di una squadra sull'orlo del fallimento, con un sacco di problemi, Cioè, io oggi ho ormai letto, spacciata, Andrea, ho letto finita. su Calcio e Finanza, quindi non sul primo sito che passa, che a questi non gli pagano lo stipendio e non sanno manco se l'anno prossimo riescono a tenere il nome Sampdoria. Manco parliamo di Sì, categoria, ho non sanno se visto, ho riescono a visto. tenere. Ma a me Cioè, ma infatti per dispiace per i favore, tifosi, ragazzi, perché dai. la Samp è una squadra pure storica, importante. Però, ragazzi, ora ci tocca a noi. Tu devi avere l'atteggiamento che ha avuto col Napoli. Cioè, se tu fai la stessa partita a livello di atteggiamento, non a livello di gioco, a livello di atteggiamento che ha avuto col Napoli, l'approcci così, la Samp la travolgi. Ma per proprio una questione di logica, la travolgi. Perché poi una volta non puoi entrare, 2 volte non puoi entrare, la terza te la butti in porta, ma prima o poi l'episodio gira, no? Andrea è con noi, Vai. Capitan Giacomo Mazzi. Buonasera, capitano. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo già agguerriti, Ciao, capitano. capitano. Abbiamo messo nel mirino la Sampdoria, stiamo belli carichi. Grazie per Sì. essere con noi, capitano. No, Insomma, grazie a voi, grazie a voi per l'invito. partiamo dal presente, da queste 6 sconfitte di fila e dalla Sampdoria che arriva al Via del Mare. Io vorrei sapere, capitano, che ne pensi, come si vive un momento del genere e se sarà difficile ripartire e vincere con la Sampdoria. Io sarei preoccupato se vedo una squadra che brulica, una squadra che non combatte, senza idea. Sì, lì sì, sarei preoccupato, ma io non vedo quello. Vedo sicuramente, chissà, qualche prestazione non eccellente e ci stanno. Sicuramente qualche periodo no, di qualche calciatore ci sta, perché la normalità. Però non sono preoccupato. A me è piaciuto, sta piacendo il campionato che sta facendo a Lecce, è piaciuto per tanti momenti il calcio che ha fatto. È una squadra che corre tanto, una squadra che dal punto di vista agonismo e ordine a livello difensivo lavorano tutti sempre. Quindi io non sarei preoccupato, sotto il punto di vista tecnico, chissà qualche errore di troppo, ma è la normalità. Una squadra che si deve salvare perde 15-18 partite, l'anno scorso anche di più. Quindi la gestione di queste sconfitte credo che è fondamentale all'interno. Logicamente il tifoso vede una squadra che se le vanno via delle partite a volte immeritatamente è preoccupato, è un po' si arrabbia, è la norma, è normalità. Io non sarei tanto preoccupato perché comunque vedo una squadra che lotta, che si danna, sicuramente ha perso un po' di idee, qualcosettina meno di qualche calciatore, però credo che rientri nella normalità di una squadra che non deve perdere di vista quello che è l'obiettivo, salvarsi, è abbastanza lontana di quella zona pericolosa. Logicamente più lontano siamo meglio è, però devo dire sì, preoccupato o credo che Baroni lo sia, perché quando perdi 6 partite consecutive vuol dire che qualcosina non sta venendo bene, non può essere soltanto un episodio, una partita, una distrazione, un po' di sfortuna c'è stata, quello sì, però rientra comunque secondo me. Credo che sia stato l'unico momento del campionato dove c'è stato un down, diciamo, importante, perché poi alla fine Lecce non ha mai vissuto momenti difficili da gestire. Questo è l'unico vero momento difficile, ma sei sempre molto lontano grazie a Dio la classifica è serena. Però ripartirei da quello che sono principalmente l'atteggiamento della squadra che è eccellente. Indubbiamente errori tecnici, però io lo reputo normale quando c'avevamo comunque una squadra molto giovane. I primi commenti dei Commenti dei tifosi in tifosi in diretta. diretta. Voglio sistemare.
Ok, adesso va meglio. Marco Ancora scrive: grande capitano, una vera bandiera, ti vogliamo bene. Buonasera capitano, scrive del Cesarento. Rizzo Gol, buona serata capitano, grazie per le belle vittorie. Drew Shape, ci sono un capitano, Gabriel Ferocino, capitano gigantesco. Allora Andrea, vai con le tue domande. Ciao Guillermo, io volevo chiederti, dall'alto della tua esperienza, visto che hai fatto anche tante stagioni in Serie A con Lecce e il Lecce ha sempre avuto, no, questi momenti di calo e ha sempre lottato per la salvezza, come si esce da questo periodo? Nel senso, Guillermo Giacomazzi capitano o comunque leader dello spogliatoio, cosa direbbe ai giocatori, ai suoi compagni di squadra per uscire da questo momento e farli rimanere tranquilli? Un pochettino l'ho commentato prima, parlando di quello che è l'atteggiamento, che credo che comunque in questa squadra non manchi. Diciamo, si vede di tutti i calciatori comunque un atteggiamento, una voglia di uscirne fuori in un momento difficile e abbastanza continuo durante tutte le partite. Poi, in certi momenti, vedendo anche giocare un Titi, che è un calciatore di un livello molto più alto di quello che il nostro Lecce, giocare sicuro. Ci sono momenti della gara, ci sono momenti del campionato dove uno a volte è meglio giocare, dare sicurezza al calcio che ha uno, pian piano vengono fuori le giocate. Questo è almeno come centrocampista, io me lo porto per i consigli che ho avuto io e dei miei compagni, quegli esperti. Nei momenti no, momenti che le cose non vengono pulite, il calcio che vuoi fare a volte viene un po', sai, il controllo sbagliato, il passaggio con un giro in più, lo smarcamento in ritardo, sai, sono piccolezze che a volte ti fanno la differenza. In questi momenti è dove viene fuori comunque il grande del gruppo, e se io fossi un compagno dei ragazzini di quella squadra, oltre che messo a campo dare l'esempio, sempre provare comunque a calmare quando ci sono momenti di nervosismo, dare sicurezza al calcio che fare. Non è facilissimo perché il Lecce comunque è una squadra che tende a fare attesa e ripartire. È una squadra molto aggressiva quando va a pressare, ma difficilmente faccia la partita a viso aperto e con un gioco manovrato. Non lo fa perché si trova meglio a aspettare e ripartire. Però per quello dico, a volte dare sicurezza al calcio non è facilissimo perché non è che fai tanti passaggi per arrivare in porta. Lecce fa un calcio molto diretto. Però comunque in quei momenti provare comunque a dare più sicurezza, quello sì. E parlo dal punto di vista tecnico, se io mi trovassi messo al campo, proverei a fare quello. Stefano, vai e poi diamo spazio alla chat. Ciao capitano, io ti volevo chiedere questo, cioè in questo momento cambieresti qualcosa a livello tecnico-tattico nella formazione titolare? Faresti degli adattamenti, delle migliorie o comunque intraprenderesti una strada diversa rispetto a quella che oggi Baroni sta intraprendendo? Maroni credo che le ha dato anche tanti, tanti risultati giocare in questo modo. Ha cambiato molte volte le pedine, però forse di caratteristiche diverse, però mantenendo comunque una fisionomia abbastanza rigida e non si sposta molto perché le ha dato risultato. Comunque i calciatori, le caratteristiche che ha tendenzialmente per lui, logicamente, e giocare in quel sistema. Molte volte uno può fare una strategia diversa, nonostante uno può giocare un 4-3, però poi è messo a campo in costruzione ti giri, giochi diverso o difendi in modo diverso, dipendendo contro chi giochi, come ha fatto con l'Atalanta, che è andato a uomo molto, molto alto a aggredirlo, ha sorpreso diverse volte Barone. Non è che ha giocato sempre uguale, però non si è spostato molto, quindi andare comunque a modificare o togliere certezze a tanti calciatori perché comunque hai tanti esterni, hai delle mezzale, c'è Yulman che è un play, comunque non sposterei molto, no, di quello che è il sistema di gioco del Lecce,
Poi la scelta dei singoli molte volte dipende da contro chi giochi, le caratteristiche delle partite che vuoi fare, quello dipende molto dalla strategia che ha Varone, che intende fare, considerando le gare. Adesso si gioca con la Sampdoria, non sarà semplice, perché è una squadra che sta facendo sicuramente un campionato di grandissima sofferenza. E non è semplicissimo giocare queste gare, quindi lì è una domanda che non me la sento di risponderti in modo chiaro: sì, togliere quello, mettere questo, perché sarei ingiusto, perché gran parte dei calciatori hanno fatto molto bene questo campionato. Quindi ci sono momenti un pochettino di appanno, ma credo che li reputo abbastanza normali. Capitano, pensi che questo Lecce sia un po' strefezza dipendente, nel senso che il Lecce per essere al top deve avere uno strefezza al 100% che in queste ultime giornate non c'è stato, insomma, anche fatto qualche panchina per questo motivo? Non lo so, sicuramente è ingiusto dire che Strefesa è dipendente considerando la qualità di altri calciatori, ma è quello che tre quarti campo in avanti ha quell'estro, quella giocata, al tiro di media distanza, è uno che comunque mette dei palloni in aria velenosi, comunque è di quelli che se giocano da metà campo in avanti ha più estro, quindi è normale che da lui vengono fuori delle giocate più interessanti o più importanti dal punto di vista qualitativo. Poi è una squadra che comunque arriva molto al cross, riempono molto l'aria. Ultimamente sta avendo un po' di calo di quello che potrebbe essere di tirare in porta, però non con il Napoli. Con il Napoli credo ha fatto una grande partita e purtroppo non è riuscito a portare punti a casa. Ma dire che è strefesa dipendente è un po' troppo, ho troppa responsabilità per Strefezza, ma è vero che è il calciatore con più qualità. Anche Di Francesco ha delle qualità, però è uno comunque gli piace di più attaccare lo spazio. Strefezza spesso parte largo, ma viene dentro al campo a fare il trequartista molte volte per svuotare per Endrej. Quindi credo sia il calciatore e il tre quarti che è Lecce, che quando entra in possesso si può inventare qualcosa, questo sicuramente. Dalla chat Drew Shape prima scrive un TD è un giocatore quasi a livello di Gioco Mazzi e successivamente ti chiede: Capitano, che consigli hai dato a Gallo dopo gli errori di Fiorentina e Napoli? Gallo? No, un TD assolutamente. Di un calciatore che se io fossi un giovane del Lecce e mi trovo a allenarmi con un calciatore di quella classe, di quella qualità, dell'importanza del compagno che ti trovi accanto, ruberei quello che ha, come si vede pure, perché io non conosco il ragazzo assolutamente, ma si vede che è anche un bravissimo ragazzo, è un leader, ma ha delle qualità stratosferiche. E niente, no, io con Toni logicamente ci une una diciamo, è il compagno di mia figlia, ci si vede abbastanza frequente, si parla poco di calcio, quello sicuramente perché si tende comunque a lasciare il calcio fuori casa per dare leggerezza e pensare a altre cose. Logicamente quando accadono situazioni del genere l'amarezza c'è, però comunque un ragazzo che si impegna tanto e l'ha dimostrato sempre, come tutti quanti, quindi verranno fuori alla grandissima. Notizia dell'ultima ora, magari anche un nostro argomento da trattare. Sono apparsi nella città sia sullo stadio, sia mi sembra la villa di Piazza Mazzini, striscione degli Ultra Lecce con In scritto 4 punti, Filippo, a in quattro 4 punti punti. la città. Quindi striscioni fuori le palle firmati questa volta Ultra Lecce, a differenza dello striscione di questa mattina che era senza firma. Capitano, questi striscioni così, insomma, possono essere una carica in più o magari possono mettere pressione? Fa parte del calcio italiano, fa parte di quello che è la nostra cultura. Io parlo nostra, ormai io pago le tasse da più di 22 anni, quindi mi sento italiano. Anche a casa mia è così, perché io sono stato adesso 3 settimane, mi sono trovato a vedere partite e c'è la tifoseria molto molto calda e, come ho detto prima,
Uno vede una squadra che si impegna, vede una squadra che sta facendo un buon campionato, però logicamente quando il risultato non viene, il tifo è normale che non è contento. Quello è in tutte parti del mondo. Chi te lo dimostra da un modo, chi te lo dimostra da un modo, chi da un altro. Credo che sia uno stimolo. Sicuramente uno deve prendere le parti positive, perché se uno si abbatte per queste cose non può giocare a calcio. Ma calcio lo puoi giocare se tu subisci una contestazione. È normale che il ragazzo lo possa avvertire un po' di più inizialmente, perché l'abbiamo vissuta tutti. Però il giocare con pressione fa parte del calcio. Il giocare con 30, 40, 50, 60.000 persone, chi la vuole lì, vuol dire che hai personalità. Bisogna rompere chi ancora è timido, se non vuol dire che ci sia, a Lecce non c'è nessuno, ma deve rompere queste cose perché fanno parte del calcio, del tifo che ti chiede i risultati, impegno no, perché credo che questa squadra assolutamente non se le può dire che impegna, perché fino alla fine vanno a 2000 come matti, però fa parte di quello che è la nostra cultura e bisogna prenderla sempre in modo positivo. Perché la tifoseria bisogna dire, non perché non voglio fare il ruffiano, perché non sono stato mai così, però è una tifoseria che dove va, c'è un bordello di gente, accompagna, vai fuori casa. Io sono stato fuori casa tante volte e mi sentivo in casa andando in Serie A, Serie B. Quindi quando tu hai un popolo che ti segue e ogni tanto le vuole queste cose, e uno deve sapere che quella gente che si fa 700, 800, 900 km. E non è che ha tantissimi soldi in tasca per spostarsi, lo fa per passione, per un senso di appartenenza e di vita, no? Perché dalla mia parte pure seguire la squadra che vuoi bene, che ami, è il senso di vita per tanti, e va rispettato e lo devi prendere come una cosa positiva. Stefano, vai e poi facciamo un salto nel passato, dai, facciamo un po' di Amalcord. Lo posso fare diciamo, una sorta di ponte tra il passato e il presente. Capitano, ti volevo chiedere, che ricordi ti legano al direttore Corvino? Sicuramente sono positive perché se mi trovo di fronte a voi qua, qualche cosettina ha fatto lui. Come ho detto sempre, molte volte, quando si parlava di questo argomento, sarò sempre eternamente grato alle persone che mi hanno permesso di indossare questa maglia e di giocare in questo campionato. E lui è stato una delle persone che mi ha permesso di poterlo fare. È una persona molto intelligente, furbo e bravo a fare il suo lavoro, molto bravo a fare il suo lavoro e lo ha dimostrato per tantissimi anni, lo ha dimostrato anche quest'anno. Lui non entra in campo, però in questi momenti sicuramente si sta facendo sentire perché sente odora quando ci sono situazioni, momenti difficili. È uno che interviene poche volte, però quelle volte che interviene in modo positivo si fa sentire e dà i messaggi giusti alla squadra. Quello è il ricordo che ho di Pantaleo, direttore sportivo. Poi, logicamente, come persona c'è un apprezzo che va oltre quello che può rappresentare un direttore sportivo, perché comunque c'è una persona grande che l'ha voluto bene in suo momento, dopo se n'è andato via per tanti anni. E rivederlo così grande, già credo con più di 70 anni, facendo questo lavoro con tanta passione, un segno di grandezza anche, quindi è un grande, è stato sempre un grande, va riconosciuto la sua bravura. Restando con un salto nel passato, ti chiedo, capitano, il momento migliore, più bello, il ricordo migliore che hai tanti, tanti anni nel maglia giallorossa e poi successivamente anche un rammarico per mettere un po', insomma, di brio alla domanda. Nel calcio è fatto di partite e dopo se giochi a Lecce e fai diversi anni in Serie A non puoi dire che non hai vissuto momenti negativi, perché sei una squadra piccola della provincia e andare a fare tanti risultati in giro non è semplicissimo. E ancora di più è in tempi degli anni 2000 che erano secondo me anche
posto come campionato molto, molto difficile. Io faccio fatica a incontrare momenti. Questo è stato il momento più bello. Io mi tengo dentro molte partite che a volte il risultato non sono stati neanche positivi. Prestazioni anche personali che io ero molto contento, però poi se non segni o se non fai un assist o se non hai vinto la partita, rimane comunque una gara in più. Però chi le ha fatte, chi l'ha vissuta sa quanto sforzo, quanto lavoro c'è raggiungere situazioni, però è logico, il campionato vinti, i campionati vinti, qualche gol fatto. Io mi ricordo sempre, mi ricordo uno perché qualche lacrimuccia uscita di rabbia, di incazzatura con Vivesi, comunque un pareggio a Torino. Guarda che partita ti dico, no? Non è che ti sto dicendo Quel 2-2 è bellissimo, però perché era bellissimo quel 2-2. un 2-2, sì, è vero, a Torino, e noi stavamo lì, primi, secondi in classifica col Toro. Stiamo parlando di Serie B, e ci stavamo mandando a fanculo con Vives, con i centrali, per i gol presi, potevamo prendere il 3-1, gli abbiamo fatto il 2-2. È stata una roba un po' carina, mi rimane sempre perché molte volte quando sono andato anche a trovarlo, qualche volta a Beppe, sono rimasto legato anche con lui. Lui c'ha molta più memoria di me perché si ricorda tantissima roba, io molto meno perché non c'ho memoria. Dopo parlando con i ragazzi mi vengono fuori sì, un casino di situazioni perché ho tanti gruppi dove ci sono tanti del periodo di Tonetto Piangiarelli, perché adesso non sto facendo altro. Con Ticchio Lucarelli a Terni ci si incontra con Tonetto a Roma. Con Giorgetti, poi il periodo di Munari, Vives, con Di Michele, ho giocato così tanti calciatori, sono stati più di 300, 400, sono rimasto legatissimo con tanti e vengono sempre fuori delle aneddoti e situazioni vissute, momenti belli e momenti non tanto belli, come accadono sempre. L'importante è io, quello che le dico a mio figlio, quello che le dico, bueno, alle persone che voglio bene, io ogni tanto consiglio, do qualche cosettina che mi permettono ogni tanto dire, perché io non invado. Ai miei figli sì, consiglio delle robe, però di fare quello che fai con il massimo rispetto, perché se uno lo fa con passione, con rispetto, poi ti possono dire che sei scarso, ti possono dire che non vali, però se tu rispetti i colori, rispetti le persone, i tuoi compagni, l'allenatore, il tuo lo fai, tu puoi uscire a testa alta. Se la situazione è questa, non quadra, non fai bene il tuo lavoro, perché a te ti pagano per fare questo. Per fare il calciatore in modo corretto, uno deve rispettare prima le persone che ti pagano, ma se noi siamo diventati calciatori, siamo diventati per la passione, non per i soldi. E tutti noi giochiamo per quel pallone che c'è lì, che gira, e quando non gira non sappiamo che cazzo fare. Veniamo a casa e vogliamo, non sappiamo, prendiamo a calcio la prima cosa che abbiamo di fronte. Quindi, momenti belli tanti, gol col Palermo e una promozione perché mi stavo sposando e c'era tutta la famiglia in Uruguay che se non si saliva mi ammazzavano perché c'avevo tutta la famiglia, mi dovevo sposare. Beh, siamo saliti bene però, perché 3-0 siamo saliti Sì, bene, meno male perché se io avevo fatto lì, sono venuti 16 persone in Uruguay e io mi dovevo sposare dopo 2 giorni e c'era il rischio, perché Palermo era uno squadrone, però loro dovevano vincere e noi ci costava il pareggio, l'unica cosa, però avevo vinto 3-0, avvelenati, no, quella partita. Questa è stata anche una bella partita perché quella partita, mi ricordo, forse è stata la volta che lo stadio era stracolmo. mai visto, io c'ero, ero piccolissimo, mai visto più così, mai visto più così. Perché la gente c'era questo gemellaggio col Palermo e c'era gente dappertutto, scale si mettevano dappertutto, quindi e momenti brutti quando retrocedi, momenti brutti quando perdi un centesimo. Ho vissuto anche momenti dove anche se giocavi come Cristiano Ronaldo era dura vincere perché era difficile, si giocava contro tante, tante, tante situazioni,
che poi sono venuta fuori, no? Con calcio scommesse, con gli arbitri, un po' di rabbia te dà, no? Perché io comunque alla fine adesso vedi che se ti fanno rigore, è rigore, c'è la VAR, questo comunque è diventato, il calcio è più equilibrato sotto questo aspetto. Prima c'era un po' di sudditanza sulle squadre piccole, c'era, è comprensibile, ci mancherebbe con la pressione che c'è in Italia. Però noi abbiamo avuto delle squadre in Serie A molto molto belle, molto forti, e arrivavamo a 40 punti, 38 punti, con una sofferenza, con tanta sofferenza, molte partite difficili, diciamo, come gestione. Stefano, stavi ripercorrendo, capitano, i momenti brutti, ma diciamo la retrocessione più amara era quella, diciamo, in Lega Pro. Che ricordi ti porti dietro, diciamo, di quel No, momento? la Lega Pro e la retrocessione non è amara, perché la Lega Pro l'abbiamo, diciamo, per altre cose è venuta la Lega Pro, non per la retrocessione. No. Però è più che altro il non salire è stato brutto, non la retrocessione in B. Quello sì è stato un anno difficile, è stato un anno di partenza gestito male da tutti, perché la responsabilità è di tutti. Sì, questo è stato un anno amaro, perché alla fine io ero grande, cioè avevo quasi 35-35 anni, e finire un percorso a Lecce con un campionato del genere, mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto tanto, e purtroppo la situazione è inutile dire successo per questo, successo per quest'altro. Dopo è normale che vengano fuori tante cose, perché tutti si vogliono parare il culo, però la responsabilità è di tutti, di chi andava in campo, di chi non andava in campo, di chi non ha giocato, delle scelte. Però, come succede sempre, quando si vince salgono tutti, però quando si perde non li trovi. Però sono tutti responsabili. Logicamente chi va in campo di più, però purtroppo è stata un'annata. A me è dispiaciuto perché personalmente io ho giocato dal 2000 al 2001, adesso. Ho finito, ho giocato praticamente 11 anni, non so, finire in questo modo non è una cosa carina, e niente, mi è dispiaciuto. Potevo andare a Verona, al Verona di Jorginho e Bacinovic, e mi chiamava tutti i giorni John Soliano per andare alla Serie B a Verona, e io, però è inutile dire queste cose, io rimango a Lecce perché ormai sono rimasto per 12 anni. Farò questa Lega Pro che non so che cosa è, e poi siamo partiti fortissimi. Però se tu non fai manco un ritiro, perché noi non abbiamo fatto manco un ritiro, siamo crollati, e poi non siamo stati bravi come gruppo, come staff, come società, comunque a compattarci. Si cercava un colpevole, e questo è sbagliato. Per quello dico, la gestione dei momenti difficili è importante. Di parte di tutti, della società, della comunicazione, perché comunque il tifo è esigente, il tifo non contesta perché vede una squadra che non vince, è normale, e va gestita questa cosa, ma da parte di tutti, perché se io sono Sticchi Damiani, io ho la colpa di Yulman, no, non va bene. Se il Corvino dice, io se il preparatore atletico non li fa correre, è un fare così, e perdono tutti, perde Lecce, ma perdono tutti, e quello è sbagliato. Per quello io la gestione sotto tutti i punti di vista, e sotto questo punto di vista la società, anche in Serie C, ha fatto parlo della Serie C, vedendo la gestione di Damiani, dei Liberani, anche prima, stata eccezionale, perché non era facile. Sono saliti in B, sono stati molto bravi. Quindi io sono fiducioso, adesso tornando al discorso di Lecce, sono fiducioso perché mi accollo questa domanda a quello che è il momento attuale. È un momento difficile, come l'abbiamo vissuto noi, non l'abbiamo gestito bene, le cose sono andate male, però io sono sicuro che questa gestione, sia la società, che lo staff, che i calciatori, non vedo l'ora di giocare domani la partita.
per uscirne di questo momento. Capitano, c'è un allenatore che ti è rimasto particolarmente a cuore, che ti ha trasmesso, insomma, dei concetti che anche oggi nella tua carriera, ancora nel calcio, ti porti nel cuore? Allenatori di punto di vista, il primo allenatore che ho avuto, il primo no, il secondo allenatore che oggi fa l'allenatore di Civitella mi ha aiutato tantissimo, prima a maturare perché giocando in Uruguay 18 anni è uno che ci ha dato tanto dal punto di vista stimoli e come affrontare questa carriera. Io credo che lui mi ha servito tantissimo sotto questo aspetto e lo voglio nominare anche se voi non lo conoscete, si chiama Julio Rivas, non dal punto di vista tattico, tecnico, no? Però come affrontare il calciatore. Noi abbiamo vinto il campionato Serie B in Uruguay e siamo andati in Serie A l'altro anno in Coppa Libertadores, che è andare in Champions. Quindi, per un punto non abbiamo vinto la Serie A. Tutti i ragazzi, io avevo 18, ma altri, il che oggi attualmente è il mister nazionale Alonso si chiama, aveva 20 anni, tutti i ragazzini, comunque tanti di loro sono arrivati nelle squadre europee. Poi ho avuto Passarella e Passarella mi ha aperto il cranio dal punto di vista personalità e gioco, un po' a tutti quelli giovani di quella nazionale. In Italia devo dire che ha avuto diversi, sia Seman per quello che è i concetti offensivi, anche se poi lui è uno molto schemato, sai, schemi giocati, ma a livello concettuale per offendere, per difendere un po' meno, o tanto meno, però per era molto bravo a livello concettuale in quel periodo. Deglio Rossi era un allenatore molto preparato, De Cagno e Berretta a livello di gestione erano molto bravi, però Guido Olimpero, non posso dire Guido Olimpero perché non sono stato a Lecce, Guido Olimpero è un eccellente allenatore, l'ho avuto a Palermo, però direi a Lecce metterei Seman primo come a livello concettuale, quello che credo mi ha dato di più. Invece sono curioso di sapere, e a livello nazionale molti sono curiosi di sapere, che tipo di allenatore è De Rossi. Sei stato nel suo staff, insomma, c'è un legame importante che magari ci racconti anche questo, e che tipo di allenatore è De Rossi, cosa ne pensi anche in prospettiva? Daniele, bon, prima ci siamo conosciuti 3 anni fa. E niente, ci siamo incastrati dal punto di vista caratteriale. Prima di tutto bisogna parlare della persona, che è un ragazzo calciatore normale, che sapete tutti che tipo di calciatore era. Dal punto di vista umano è una persona eccezionale. Quando ti trovi comunque, ti incastri con i ragazzi, non soltanto Daniele, un gruppo di lavoro che ha creato. Che è molto forte, si è permesso di lavorare molto bene. Logicamente che i risultati non sono stati eccezionali, però dal punto di vista prestazione io non potrei parlare molto della SPAL perché essendo ancora stipendiato, perché Tesserato, sei, sì. non possiamo fare interviste, però parlare della persona, dell'allenatore che la vediamo, diciamo, io ho avuto un'esperienza a Malta di 3 anni nella nazionale, lui ha fatto il suo percorso nella nazionale italiana, non vedeva l'ora di iniziare, mi piace il suo modo di vedere calcio e di fare calcio. Ci siamo incastrati un po', non vediamo l'ora di iniziare, di avere una possibilità di nuovo, però sono una persona che sicuramente farà strada perché a livello di gestione è eccezionale, sembra un allenatore di 20 anni, umanamente è una persona eccezionale e dal punto di vista qualitativo, logicamente che se non vinci nelle partite non puoi sponsorizzare, non voglio assolutamente sponsorizzare, bisogna vedere le prestazioni, quello che proponi è messo a campo. Poi è normale che nel calcio decidano sempre i calciatori, nel bene e nel male,
però su quello che si è provato a proporre siamo molto molto soddisfatti. Ultimi minuti, vai Andrea. Io vorrei ritornare al presente, al Lecce del presente. Vorrei chiederti, Guillermo, in questo Lecce, secondo te, manca un Giacomo Mazzi? Nel senso, manca un giocatore di qualità da ultimo passaggio, da tiro da fuori area? Perché io mi ricordo alcuni tuoi gol di inserimento, per esempio quello con l'Inter, bellissimo, su una palla dentro. E un po' a questo Lecce forse non ha questo tipo di centrocampisti, secondo te è un limite oppure nel gioco di Baroni ci sta a non avere giocatori con queste caratteristiche? Sì, no, togliendo il discorso Giacomazzi, la mezzala che calpesta l'aria, sì, a volte di tanto manca, perché se non va Strefesta, non va Francesco, devono riempirla con loro. Se giochi in 4-3-3 con estremi larghi, la mezzala deve andare in aria perché deve diventare la seconda punta. Però questo è al di là che sia Malè, sia Yulman, Bling, non no parlo di, perché poi tutti quanti sono diversi come caratteristiche. Yulman, normale che è un po' più play, un calciatore di grandissima quantità e gamba, normale che per lui l'equilibrio della squadra è un po' difficile, ma gli altri comunque sono calciatori che chi non lo ha nelle sue doti di inserimento devi comunque provare a farlo di più perché chissà manchi, ma non perché stanno facendo brutte prestazioni, perché comunque a livello di riempimento dell'aria devono farlo con più continuità. E credo che comunque loro facciano dei sacrifici enormi a livello di gamba e di metri, fanno dei chilometri. Malè, Gonzales fanno dei lavori incredibili. Però questa cosa che stai dicendo non è una cosa sbagliata. La mezzala deve riempire l'aria. Chissà, non stanno avendo la fortuna del cross che lui si inserisca nel momento suo, avere i tempi di inserimento. E questo è normale che ce l'ha meglio di un altro, perché sono caratteristiche. Però Gonzales è uno che è un buon palleggiatore, ma lei c'è cioè, un po' più dinamico. Blin è uno che fa entrambe le fasi, però fanno tanto lavoro difensivo anche. C'è da dire questo: loro fanno tanto lavoro difensivo, aggrediscono tanto che molte volte non c'hai né la gamba né il tempo di poter fare inserimento. Però un modo di rischiare di più, di essere un po' più spregiudicato è andando di più con le mezzale, quello sì, però sicuramente Varone lo sa. Non è che non lo sa, i ragazzi lo sanno, a volte bisogna comunque avere la fortuna di che qualche terzino o qualche esterno quando crossa pesca una mezzala o trovare comunque il modo di avere questo coraggio di cercare i giocatori individuali e provare a filtrare con qualche passaggio gol, come hai detto te. Però questo è una dote individuale, questo già è diverso. L'assist è una dote individuale, però l'inserimento comunque è una cosa che è un movimento che comunque va fatto. Ultima domanda, ce l'hai tu Stefano, usala bene. Ma io più che altro una curiosità, capitano, ne hai visti tanti di allenatori e ti chiedo, secondo te, diciamo, ha una visione del calcio più un allenatore che nella carriera da calciatore era un centrocampista, oppure diciamo è indifferente questa, diciamo, la collocazione tattica del mister attuale quando era giocatore? Io non lo so, guarda, però se tu vai a vedere Ancelotti e Guardiola. Guardiola, i grandi allenatori, ma anche andando sotto, Zidane. Liverani e tanti altri calciatori, Corini, Pirlo. sono tutti, sì, sono tutti, o spesso sono centrocampista. Ci sono tanti attaccanti, difensori che fanno allenatori, eh? Però su una visione normale, io ho fatto il centrocampista,
ha fatto il difensore centrale, mi sono trovato a fare il centravanti. Normale che lo fai con le tue caratteristiche. Non è che diventi Benzema quando vai avanti e diventi Thiago Silva quando vai, no. Sei sempre Giacomo Masi e puoi fare le cagate dietro e sbagliare 5 gol davanti alla porta, quello sicuro. Però avere questa capacità, perché quando uno fa centrocampista, io ho fatto anche il centrocampista basso però poche volte, la mezzala o il mediano, comunque tu devi saper fare o saper cosa deve fare il difensore e cosa deve fare l'attaccante, perché è quello che deve unire. Sapendo cosa deve fare sei più abituato e ti viene più facile le letture di gioco. Un pochettino per le domande, come mai allenatori, tanti allenatori o buoni allenatori sono centrocampisti? Chissà per questo, perché poi c'è la passione e c'è una capacità di comunicare che la devi avere innata, che questa è una cosa che è importante, perché tu alla fine devi convincere il calciatore. Se io ho un'idea di gioco, come Seaman, un pochettino in suo momento era molto molto estrema in certi momenti, lui deve avere questa dote, questa capacità di saperlo lavorare. Per lavorare in campo, tanti sanno lavorare in campo, per saperlo trasmettere e convincere non è da tutti. E questa è una dote che se sei campista, difensore, portiere o esterno, se non ce l'hai, non ce l'hai, non lo puoi fare l'allenatore, quello sicuro. Questo è il mio punto di vista. Non lo so se ho risposto esattamente, però questo che mi stai dicendo è una cosa che la tengo dentro di sempre, come mai sono più, però ma poi verrà qualche difensore, qualche attaccante che farà, vincerà Va Champions. bene. Ti salutiamo, capitano, con i messaggi dei nostri tifoso. Dopo averti sì. Commento a Sozzo e Pipita Higuaín proprio alla grandissima. C'era una storia, ero a New York, mi confu, quello del bar mi confuse, mi offrì Davvero? il caffè e la brioche perché pensava fossi Higuaín. Oh, È è roba verità, ma non clamorosa. sono Higuaín, purtroppo, purtroppo. È roba clamorosa, sì, al Qualche gol in paradosso. meno, qualche gol in meno di Higuaín. Qualche gol in Sì. meno all'Higuaín del Napoli, quello che era male. Non ti sto trattando bene, no, no, perché l'Higuaín adesso pesa 150 kg. Però l'Higuaín del Napoli sei uguale. Beh, mi basta di Higuaín, diciamo, che faceva gol, che ha La vinto buttava dentro ogni tanto. Grazie per l'invito, ragazzi. Esperti, ci siamo. Io non ho letto su Instagram. Scusa che io Instagram sono un disastro. Siamo riusciti comunque a collegarci perché dovete sapere che avevo prima cercato su Instagram, poi ho ottenuto il numero e ti ho scritto con il Ma numero. Però va bene io uguale. mi sono reso conto adesso, pensa, adesso. Vabbè, ma fa niente. Fa niente. Ragazzi, grazie Grazie, mille. capitano. Grazie. Alla Grazie, prossima, a presto. capitano. Forza Alla prossima. Lecce, vince Sempre. domenica, ragazzi. Sempre. Ciao. Ciao. Ottimo, ragazzi, ottimo. Tutto bello, tutto bello. Non siamo... Stalkeraggio Ce riconosciuto, vedi? l'hai Stalkeraggio fatta. riconosciuto. Ragazzi, non siamo riusciti manco a leggere i messaggi di addio, perché sostanzialmente si è dato... Sì, ma addio, di saluto, si è dato il saluto da solo il capitano. Io volevo leggere il messaggio di Rushe, perché lo invitava già a un'altra puntata, però insomma, si è salutato da solo e quindi Vabbè, lo torna, riavremo ragazzi. prima o Ora poi, l'anno che c'ho il prossimo. numero, ogni momento, Gli scrivo ogni ogni giorno. sera. Beh, comunque, l'anno prossimo, Io nuova sinceramente, stagione. guarda, vi devo dire questa cosa, cioè non me l'aspettavo così, cioè me l'aspettavo un po' più sulle sue, Ma io invece... tanti non mi aspetto, anche lo stesso De Canio la settimana scorsa, no? De Canio, Sì. conferenza Viverani. stampa, non Non c'è. so, forse siamo noi che li mettiamo all'orologio, dai, prendiamoci questo merito. Beh, Liverani ci svelò due o tre retroscena che non aveva mai detto, quindi... Allora, Andrea, il prossimo ospite a che ora è? 21:45, 2 minuti c'hai per 2 minuti. dire Allora, No, io scusate, volevo che vi soffermasse sugli striscioni, ma così perché sono usciti adesso, non perché c'ero così, una cosa è vero, estemporanea. manderò il messaggio. Beh, se striscioni, Molto io meglio penso... rispetto alle illazioni inutili, ecco, se posso dire la mia, molto meglio. Sì. Io sono d'accordo, cioè secondo me i striscioni sono giusti, comunque si è perso 6 partite, perché sennò poi c'è sempre questa retorica dell'ambiente che l'ambiente è stato sollevato dagli ultra Lecce, hanno fatto 5 striscioni in giro per la città,
E hanno trasmesso un messaggio giustamente condivisibile. Tra l'altro, Filippo, l'ultima volta che sono state fatte striscioni in giro per la città è stato prima di Lecce-Spezia, partita vinta 2-1. Scusate, Sicuro? Nei vari punti della città, ci eh? metti Quando la sei mano venuto sul fuori a... fuoco? Nei vari punti della città, sì. Nei vari punti della città, sì. L'ultimo striscione della Nord risale, credo, a Mancosu. Sì. Noi vogliamo 11 Mancosu. Però, diciamo, in più posti della città, Lecce-Spezia. Ci metto la mano sul fuoco e me la brucio anche. No, non me la Non brucio. mi, scusate, mi ricordate la frase? Perché non ho visto, cioè non ce l'ho. Fuori le Fuori le palle, fuori le palle. palle. Molto... Ok. Lo Sì, striscione lo dicevo contro anche consigli non è se... ultra Lecce, eh? Non è ultra Lecce lo No, striscione contro ragazzi. consigli. Io sono, cioè, sono d'accordo, secondo me è giù, cioè alla fine ci sta, ragazzi. Poi alla fine sono sempre per i moti che servono Ma per poi, Stefano, sollevare un attimo. come ha detto Gio Romazzi, se non hai, diciamo, gli attributi per vivere Oh, queste pressioni, non fai calcio d'oro. Aspetta, Drew Shape ha donato 10 abbonamenti. Io davvero 10 abbonamenti, insomma, Drew Shape, grazie. Insomma, 10 abbonamenti non sono pochi. Non so, No, inginocchi di Filippo, fai sì, qualcosa, no, non lo mo so. piangi in diretta Veneralo, praticamente. veneralo. Sì, no, Drew Shape adesso mi metto. Vabbè, grazie Drew Shape, grazie anche Vogliamo a sapere. l'Eccellenza72 per l'abbonamento di prima, però insomma Drew Shape adesso è il GOAT di Venera Lecce per 10 Vabbè, abbonamenti. comunque stavo dicendo, quindi che devi, se come ha detto Gio Romazzi, che voglio dire, ne ha vissute parecchie di partite del genere, sto ridendo per il commento, ecco, se non reggi la pressione, non fai sto mestiere, ragazzi, cioè poi voglio dire, Lecce, con tutto l'amore e il bene del mondo, non è che è Città del Messico, voglio dire... 30.000 persone ce l'hanno allo stadio, è un minimo di pressione davanti a 30.000 persone, vuoi giocare in Serie A, se no. Beh, 10 è il record. Io, di quelli, coloro che regalano gli abbonati, li ricordo, sempre nel cuore, ad esempio 5 Marco. minuti ed arriva il nostro Va ospite, 5 bene, minuti ed va arriva. bene. Marco Ancora, ricordo che ogni tanto, insomma, questi slanci di, insomma, di benevolenza, però questa cosa, 10 è il record. 10 credo proprio sia il record. Adesso non vi sto dicendo di fare a gara per superare Drew Shape, perché altrimenti, insomma, Se potrei. voleste, anzi. Ah, certo, se lo volete fare, io sicuramente non mi metto, non mi scandalizzo, però sicuramente Drew Shape In questo momento ha Filippo alzato Verri il sembra un meme, sembra Filippo Verri. Sta fondamentato comunque. Io questo lo vedrò alle 11:30 domenica, che starà tipo, cioè, proprio rosso, bordeaux starà già. Sì, no, No, sto carico. dico una Profilo cosa, basso. no, non è ancora uscita, lo dico in questo momento, tanto dobbiamo aspettare l'ospite. Non so a che ora sarà la conferenza stampa Anteprima del Sozzo, anteprima mister Sozzo, eh? Baroni, no, di mister Baroni, ma credo che ci sarò, Stefano, salvo situazioni difficili, io non ci ci sarò. sarò, Io non ci eh? Io sarò. ci sarò, ragazzi. L'ultima che ho Cazzo. fatto è stata Atalanta-Lecce, quindi io e Stefano Sozzo riporteremo i Ok. 3 punti nel Salento. Cioè, più, no, vabbè, non dico così però perché sennò è Bravo. difficile uscire di casa, però tornerò. Ragazzi, quindi. ospite con noi Mauro Sarmiento che insomma per presentarlo direi che ha vinto un discreto numero di medaglie, qualche medaglia anche diciamo che non è trofeo, medaglia di trofeo di Galugnano come vorrei vincerlo io, però insomma Mauro grazie per essere con noi, buonasera, adesso parliamo Buonasera, del tuo ciao a mondo, io tutti. sono totalmente ignorante. Ciao, ciao. Però, insomma, qui leggo Taekwondo innanzitutto, così entriamo nel mondo. Pechino 2008, Olimpiadi argento, Londra 2012, bronzo, mondiali militari oro, Quebec 2010, europei bronzo 2008, campionati italiani oro, 2 ore a Firenze 2010 e Genova 2009. Insomma, hai vinto un paio di cose. Sì, manca un po' di palmarès, non è aggiornato, ma comunque quelle più importanti sono le medaglie olimpiche, insomma.
C'è chi ricorda il tuo bronzo a Londra, forse c'è sempre 00, lo ricorda? Io sinceramente non lo ricordo, ma più che altro perché insomma nel 2010, anzi 2012, io avevo 10 anni 4 e di anni, ma che conseguenza siamo 10 anni e non ricordo nemmeno le partite del Lecce del 2012, figurati se ricordo le Olimpiadi. Vabbè, Però allora nel 2008 non era ancora nato a questo punto. no, avevo 10 anni. Alex Rose scrive: grande Mauro, sei forte. Io, Mauro, partirei da una domanda di cultura, ma nel taekwondo ve Grazie. le date davvero? Allora, guarda, adesso il taekwondo è cambiato. Diciamo che è diventato uno sport un po' più con l'uso della corazza elettronica. Per cui sì, c'è il full contact, ma rispetto a quando combattevo io, quindi non c'era la corazza elettronica, di conseguenza era un po' più marziale come arte, ecco. Sì, infatti, Mentre prima medaglia olimpica del team Mauro, americano, si ricorda bene, grazie. Sì. Mauro, inno e medaglia al collo, no? Cosa si prova? Visto che io non la proverò mai questa situazione, cosa si prova? No, guarda, io ho avuto la No, fortuna, ragazzi, è vero. di viverle queste emozioni e devo dire che è difficile spiegare perché lì per lì si sente. Ti passano davanti tutti i momenti belli, brutti che hai vissuto per poter poi arrivare a quel giorno, perché non è detto che poi arrivi a quel giorno e tutto possa andare bene, no? Insomma, c'è bisogno di tante componenti, quindi è un'emozione veramente incredibile, bellissima. Vai Stefano, mi vedo carico. No, mi sta No, venendo così. spontaneo chiederti. Diciamo, per arrivare dove sei arrivato, diciamo, alla conquista delle medaglie, dei riconoscimenti importanti, cioè, qual è il segreto per arrivare a dei risultati di questo tipo, comunque partendo anche e soprattutto, diciamo, andando a battere uno sport che tempo addietro era sconosciuto e più. Allora, guarda, sicuramente per arrivare a questi risultati c'è bisogno di tanto sacrificio, ecco, sacrificio di tante rinunce. Nel nostro caso, per quanto riguarda il taekwondo, c'è bisogno di comunque seguire una dieta abbastanza, sana per poter rientrare nelle categorie di peso, mantenere comunque, un certo tipo di allenamento per arrivare integri poi nel percorso della tua carriera e soprattutto la serietà, no? Che è poi quella, diciamo, che conta per arrivare a grandi traguardi, ecco. Lecce per sempre scrive: buonasera Mauro, mi sa che durante la tua carriera hai dimenticato di alzare la difficoltà viste le medaglie vinte. Come quando vai alla PlayStation hai la difficoltà troppo bassa e quindi vinci sempre. No, vabbè, devo dire che loro mi fanno tanti complimenti e li ringrazio, però comunque ho avuto dei periodi abbastanza bui, però poi come dicevo prima, per poter rialzarsi c'è bisogno di umiltà, c'è bisogno di tanto lavoro, di tanto sacrificio, prima o poi il risultato arriva. Dalla chat anche propongono ad Andrea degli sport con i quali può vincere delle medaglie. Ci sono le freccette, le Ma bocce. Andrea, insomma, se... non credo delle freccette e le bocce, non so se sono olimpiche, non credo siano discipline olimpiche, No, ragazzi. non credo. Quindi. Forse le freccette li vede in televisione nei campionati del mondo, però non credo Esatto, su che arrivi da DAZN lì. adesso le fanno. Non credo. Mauro, ti voglio fare una domanda perché ci stavo pensando, ma in questo momento il territorio salentino, ma anche pugliese, diciamo, è proiettato in questo mondo, soprattutto ci sono delle figure che possono cavalcare i tuoi stessi traguardi. Ma guarda, io posso dirti che sì, innanzitutto vivendo a Mesagne, penso che voi è un po' avete, non so se conoscete la realtà di Mesagne, no? Qui ci sono due medaglie d'oro olimpiche, che tra l'altro provengono dalla palestra di mia moglie, perché mia moglie anch'essa, un'atleta olimpionica, ha sfiorato la medaglia di bronzo.
quindi c'è una realtà molto importante in Puglia. Nel Salento anche, nel Salento ultimamente sento parecchi risultati che arrivano da Trepuzzi, da una palestra del maestro Giannone di Trepuzzi, ma comunque ce ne sono anche tante altre che sono abbastanza consolidate. Quindi penso che sia un movimento che possa far ben sperare, ecco, per il futuro del taekwondo italiano. Allora, mi chiedono dalla chat, intanto io sto rischiando di morire in live, nobili sport, le arti marziali, almeno quelle tradizionali. Ecco, riguardo all'argomento violenza, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di altri sport estremi come MMA, UFC e affini. Guarda, io rispetto tutti gli sport da combattimento perché ognuno di loro ha una filosofia e ognuno di loro rispecchia comunque una tecnica, un modo di combattere e un modo di approcciarsi. Ecco. L'unica cosa che mi sento di dire è che non sono sport violenti, perché le persone vedono magari no, il full contact, il contatto in televisione, però posso assicurarti che le arti marziali, quando le vivi a 360 gradi, cioè nel senso quando le pratichi, ti insegnano comunque l'arte dell'autocontrollo, no? Il rispetto verso il prossimo, e di conseguenza capisci anche che può essere un'arma, per cui l'arma, se possibile, va utilizzata quasi mai, se non mai. Quindi cerchi sempre di evitare, insomma, Mi hai non tirare fatto a venire una mente domanda l'evasione. pazzesca, mi hai fatto venire una domanda pazzesca. Ma ti è mai capitato nella vita reale, non lo so, una rapina e tiri un calcio in faccia a qualcuno? No, guarda, io provengo da una realtà molto difficile, penso che voi già sapete che sono insomma napoletano, per cui nell'hinterland nostro è molto più difficile rispetto magari alle altre realtà, per cui ho sempre cercato di evitare quelle strade per non trovarmi in determinate situazioni, perché poi lì per lì non si può mai sapere insomma come tu possa reagire. Qui non è mai successo che per evitare una rapina, però cioè, No, è no. cose da film, no? Il film, fai una rapina e ti trovi nel centro commerciale, non so, Mike Tyson che ti tira un gancio in Ma guarda, faccia e finisce. ti posso dire che puoi essere forte quanto vuoi, però il piombo È più forte. è più forte e quindi è meglio evitare, ecco. Visto i tempi che corrono oggi, non sono più i tempi, io non so quanti anni avete, io ho 40 anni, i tempi nostri, voglio dire, quando facevi discussione, ti tiravi uno schiaffo, un calcio, finiva lì, adesso si arriva a coltelli, pistole, non si capisce nulla, è meglio evitare. Ultralecce ti chiede per chi tifi, segui il calcio. Sì, seguo molto il calcio, sono un grande appassionato del Napoli e di conseguenza vivendo poi e lavorando soprattutto a Lecce, dopo il Napoli simpatizzo il Lecce perché è una città del sud soprattutto e spero veramente con tutto il cuore che il Lecce si possa salvare quest'anno perché lo merita, anzi meriterebbe anche qualcosa in più, soprattutto quello che ha dimostrato contro di noi, contro il Napoli. E quindi spero vivamente che rimanga in Serie A perché è una piazza bellissima. Mauro, Invece il ma Napoli che secondo te. prospettiva vede? Ma guarda, il Napoli dopo 33 anni, devo dire che finalmente stiamo quasi per partorire, no? Questo terzo scudetto. Noi non lo nominiamo quasi mai, incrociamo le dita perché se poi qualche napoletano va a scoprire che ho detto la parola scudetto, non mi fanno entrare più a Napoli. Quindi è una grande emozione quella che stiamo vivendo. Poi soprattutto in Champions sembra che le cose, per quanto non stanno andando come vogliamo, abbiamo sempre la partita di ritorno martedì che ci fa ben sperare. Andrea stava dicendo. Sì, no, stavo dicendo, io venerdì ho visto, vabbè, ovviamente Lecce-Napoli, e ho visto un Napoli leggermente sottotono. E ho pensato, probabilmente non sta al 100%, non sta giocando al 100% perché stanno risparmiando le forze per la partita di Champions. Ieri ho visto un Napoli un po' in difficoltà, più o meno lo stesso Napoli di Lecce, poi ovviamente c'erano tante difficoltà di formazione, non c'era la punta, quindi anche quello ha influito.
Ti volevo dire, secondo te è un periodo di flessione, e te lo dico da tifoso del Lecce che ha preoccupazione per Napoli-Verona più che altro perché è una partita molto importante anche per il nostro campionato, sabato. È un Napoli che sta vivendo un periodo di flessione oppure secondo te no e sono due partite tra virgolette storte? Che poi a Lecce comunque ha vinto in qualche modo, quindi... Allora, guarda, seguendo tantissimo il Napoli, soprattutto posso dirti che dopo la sosta delle nazionali sono rientrati un po' affaticati i giocatori, soprattutto perché noi abbiamo tanti giocatori. Non è un alibi, a me non piace cercare alibi, anche perché non l'ho mai fatto nemmeno da atleta. Quando si è forti, quando si vuole diventare forti, bisogna andare contro tutto e tutti. Ci sta che qualche giocatore venga un po' meno rispetto magari a come ha giocato durante l'anno, però questo è anche merito delle squadre che è di fronte, no? Vuol dire, non è detto che il Lecce sia una squadra che si sta salvando, ma comunque seguendo il campione italiano ha espresso sempre un bel calcio, però come negli ultimi e come è successo nel Napoli nelle ultime due o tre partite, gli manca l'attaccante e se non hai l'attaccante che la butta dentro diventa ancora più difficile. Quindi penso che sia un periodo molto breve, un po' critico, ma soprattutto per diciamo, la mancanza dell'attaccante, perché Osimhen ci ha abituato veramente molto molto bene. Ma penso che si riprenderà presto. L'ha già dimostrato a Milano ieri di aver fatto una partita completamente diversa da quella del campionato. Anche in 10 contro 11 comunque il Milan è stato messo sotto e questo ci lascia ben sperare nel ritorno. Poi ovviamente le partite vanno giocate e speriamo Certo. bene. Mauro, ultima domanda, una curiosità. Sto leggendo su Wikipedia, adesso ce lo confermi tu, che si alza 1,97 m. Sì. Ma l'altezza incide sullo sport o non cambia niente? No, sì, incide tantissimo. Devo dirti che quando combattevo io nei miei periodi, quindi 15 anni fa, ti parlo di 15 anni fa, ero un outsider, cioè nel senso ero quello più alto, quindi avevo comunque le leve molto più lunghe ed ero un po' più avvantaggiato. Chi sfrutta la leva lunga ovviamente è più avvantaggiato. Oggi sarei una taglia standard, cioè nel senso oggi sono tutti altissimi, ma non solo nel taekwondo, io lo vedo anche nel calcio, in tutti gli sport, che l'altezza media si è alzata tantissimo, quindi è uno sport. Anche Filippo è altissimo, Sì, guarda, anche Filippo è potrei 1,92, andare 1,93. insomma, una carriera col taekwondo per iniziarla. Ma mai dire mai, Filippo, mai dire mai. Però sì, l'altezza è molto importante, molto. Insomma, parto avvantaggiato. Di nuovo, grazie per essere stato con noi, Mauro. Grazie a voi, Ciao vi Mauro. auguro una buona serata. Auguro, incrociate le dita, auguro a Lecce di salvarsi e spero che Napoli vinca Quella quella cosa cosa là. che non voglio dire, quella cosa che Quella non cosa. voglio dire e che faccia bella figura in Champions. Grazie Ciao Mauro, grazie Paolo, un mille. abbraccione. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Andrea, com'è la situazione con il nostro terzo ospite? Stai, mamma mia, che ansia li metti, però stai No, tranquillo. Ma voglio io ho sapere l'orario da in cui quanto tempo è arriverà. che facciamo? Allora, facciamo puntate, credo, da, non so, Dall'1 novembre. se, dall'1 novembre. Quindi sono ormai 5-6 mesi. Media di due ospiti a puntata, non è mai mancato nessuno. Ora, voglio capire perché c'hai ansia. Stai tranquillo. Allora. Poi Giacomo Mazzi è arrivato, Sarmiento è arrivato, arriverà anche Pepe. Certo, i più assidui, io per questo devo fare insomma una standing ovation live ad Andrea Sperti, i più assidui di Viene da Lecce, che hanno le notifiche accese, sanno che avevamo annunciato questa puntata con ospite Shematon. cos'era successo? Insomma, avevamo Shematon, poi non l'abbiamo avuto più, però il fatto qual è stato? Che ieri c'è stato un momento di stallo in cui scrivo Andrea, siamo rovinati, non abbiamo l'ospite, e lui fa... Stai tranquillo, 20 minuti dopo abbiamo Giacomo Masi. Cioè, Andrea Sperti, Giacomazzi. veramente alza il telefono ormai. Facile, Non lo so, no, io. cioè, Tra allora, di l'altro, solito vai. distribuiscono le pagine gialle e le pagine bianche,
Mentre invece Andrea Sperti c'ha proprio la pagina giallorossa, cioè lui ha veramente questo scibile di contatti. Ma ragazzi, non è che ce li ho, me li procuro scrivendo all'agente, ma ha confermato Gioco Mazzi, che poi non legge il messaggio, quindi poi sono dovuto Vabbè, passare dal. non devi dire tutto, No, cioè lui i segreti non li fai devi finta dire. di averlo, no? Questa agenda, fatti di Me fatti la sto facendo, me la sto facendo. tuoi. Tra l'altro, Oh. Filippo, possiamo dire che avevamo praticamente il sì, la disponibilità di Davide Di Michele, che è un altro che ci eravamo imposto di portare. Lui ci aveva detto di sì, era tutto fatto, però purtroppo l'ha detto la società Turris, nella figura detto stampa, ci ha negato perché a quanto pare Di Michele non può parlare fino a Io a quando è sotto proposito ti chiedo contratto. cosa ne pensi della società Turris. Io preferisco rimanere, no, preferisco non dire niente. Sulla società avranno avuto le loro ottime motivazioni. E salutiamo e auguriamo il meglio a No, loro. salutiamola, ci mancherebbe. Salutiamo, Un ovvio, abbiamo preso abbraccione. la Turris, la Salutiamola per il salvezza. Ora non solo futuro maestà, la pure. Turris, credo nelle ultime posizioni nel girone C di Serie C, Ma ma sei una pronta addolorato per salvezza. questa dinamica? No, sì, mi dispiace, no, ma a parte scherzi, mi dispiace molto perché Di Michele, secondo me, è un bel profilo anche, no? C'ha da raccontare parecchio. Già avevo in mente la domanda su Verona, su Chievo Lecce a Verona, lì l'ultima giornata di Serie A quando perdemmo, si mise a piangere. Vabbè, prima o poi lo avremo, Però dai. Per Andrea, adesso sono non è così. sicuro che giovedì prossimo, nel quale dovresti anche condurre questa puntata, perché io potrei non esserci, insomma, esperti con... Potresti, tu decidi, sappiamo cos'è, vabbè, io non lo so. Probabilmente non ci sarò giovedì prossimo per causa di forza maggiore, ovvero che sto invecchiando, e dovresti anche condurre, però Andrea, so che stai lavorando su un ospite di un certo tipo. Non lo so chi è questo ospite di un certo tipo, sinceramente. No, vabbè. Perché ho troppi chat aperti con la gente, quindi non lo so. Cioè, arriveremo qualche volta ad avere tipo sette ospiti, perché invito tutti e poi tutti mi diranno sì quella volta. No, Chi so è che questo ospite? Dimmi. tu l'hai già Dammi un indizio. annunciato nelle scorse puntate, hai già annunciato che stai lavorando e continuerai a lavorare Ah, per un ospite che eventualmente si collegherebbe da Dubai. sì, assolutamente sì, assolutamente sì. No, vabbè, non è detto da Dubai, comunque anche da Monteroni potrebbe essere. Ah, wow! O Ma chi Dubai è? o Ma se dici Monteroni. così, cioè la gente subito capisce. Eh Però, vabbè, ma insomma, infatti diciamo che Andrea Sperti ci sta noi ci provando, stiamo come calcio lavorando. No, mercato, non è finché che... diceva Dubai, già era una Esatto, cioè, cosa... non è che tu quando esce un nome su PL, no? Verificato, non è detto che arrivi, però è verificato. Ora Esatto. ci stiamo provando. Questo è stupendo comunque, questo è bellissimo, questo messaggio è stupendo. È vero, è vero. Possiamo fare la news doppia da Lecce, Andrea Sperti al lavoro per una Poi, pista se in Dubai. arriva, arriva, se non arriva, ragazzi, ce ne facciamo una ragione. Intanto scrivo all'altro ospite perché qua sta prendendo. Esatto, cioè io vorrei restare un attimo sull'attualità, vorrei Scusami Filippo, capire. non hai risposto però alla domanda che ti ha fatto qualcuno in chat, cioè perché hai cambiato, invertito queste magliette dietro Scaramanzia, di te? Ah, scaramanzia. Scaramanzia. Sono fortemente scaramantico. Potrei anche Sì, cambiarle, però la insomma. Napoli non ha portato bene, almeno dovevi cambiare Messi e Ronaldo, cioè capito, dovevi fare comunque qualcos'altro. Non ha Andrea, portato bene se la mi Napoli. dai 30 secondi, cambio totalmente le maglie. Metto qualcos'altro Vai, proprio in vai, cambia generale. tutto. Allora, Metti vuoi andare? la 6. Se n'è andato proprio. Se n'è andato perché Vabbè. secondo me è preso dalla foga di cambiare le maglie. Vabbè, Qualcuno l'avrà non vuole fare utilizzato vedere la per... collezione, capito? C'è la collezione quella. Sì, vabbè, non è che ci deve fare vedere. Cioè, sappiamo che ci ha. Molto semplicemente. Comunque, ti stavo dicendo, quindi sì, ci stiamo provando. Sarebbe un bell'ospite perché poi non parla mai. Però vediamo. Vediamo, Vediamo, ci proviamo. Tanto fino a... c'hai una settimana di tempo. Allora, Abbiamo... chi è quella gente? Dai, Gabigol del Flamengo, capito? Gabigol del Madonna. Flamengo E e poi Vlahovic Simeone, della vabbè. Fiorentina. Ah, Vlaovic, pensate. Comunque, ha detto una cosa giusta, Lecce per sempre. Ha detto una cosa giusta, io condivido. Se le metti il commento in video, grazie. Mettilo, sbrigati, Filippo. No, un altro, l'ultimo. Lecce per sempre, non Forza Lecce sempre. Sono tutti uguali, si chiamano, vai. Però
prima con Hjulmand e Strefezza perdevano noi, ma perdeva pure il Verona. Ora che le cambiate abbiamo perso ancora, no, ma il Verona no. Quindi non Vediamo ha tolto. Gabigol e Vlahovic che riescono a fare, ragazzi. Una coppiata Rigore, davvero ragazzi. Certo, strabiliante. proprio una coppiata incredibile, insomma. Io ho preso Vlahovic a tutti e due fantacalcio. Vi dirò solo questo. Faccio due Cioè, se fantacalcio, l'ho metti preso due. Vlahovic, penso al fatto che non segnava, non lo so. No, vabbè, lasciamo Vlahovic perdere. alla Vlahovic della Fiorentina Comunque era un potrebbe giocatore arrivare. devastante. Sì, non è mai. Arrivare. Chi è ormai. È vero, può essere vera questa cosa. Cioè, quindi tu ti giochi Comunque. anche questa cosa del dire ok, bravo, ovviamente. Comunque potrebbe arrivare il primo bidone, ragazzi, se non mi risponde. Insomma, a Nel quel caso punto, Andrea, ce ne faremmo una ragione, ragazzi. no, ti chiederei anche, non lo so, dei pareri musicali a questo punto, se dovesse arrivare il bidone. No, non ne stiamo. Gabigol e Vlahovic vorrebbero fare una coppia d'attacco. Beh, sì, effettivamente, ragazzi, Gabigol e Ci Vlahovic. starebbero. Una coppia Ci interessante. starebbero, ci starebbero. Filippo, non mi piace la scelta delle maglie. Io proverei con il numero 30. I numeri che dovremmo assumere. Ah, 30, ragazzi. Maglia numero 30 non Non ce l'ho. c'è. Faccio mente locale, ma la 30 non ce l'ho. No. Ma non hai una numero, ma non hai una numero 6 del Lecce di quest'anno, perdonami. No, quella di Pierpaolo. Pierpaolo c'ha Baschilotto. Vabbè, ho capito, la stessa casa, voglio dire Pierpaolo, Eh metti, magari no, no. potrà Io essere ti lo potrei, non lo spirito. so, ti potrei cacciare Jorginho, l'Italia che vince l'Europeo, numero 8. No, ringrazio. Storia pazzesca, ho una maglia numero 9 del Tottenham di Harry Kane, solo che Kane al Tottenham ha sempre avuto la 10, perché io sono andato in Inghilterra 5 anni fa, a Sports Direct, che è il più grande centro supermercato di maglie di calcio, e ho commesso un errore. Ovvero mi presi, vabbè, all'Uspalagno la maglietta che era dell'anno prima, quindi la pagai tipo 40 euro del Tottenham. Personalizzazione gratuita. Che cosa personalizzi? Scrivi su un foglio di carta. E io dissi, vabbè, Tottenham, Eriksen, Harry Kane, manco ho visto che numero di maglia c'è. Io mica pensavo che Harry Kane avesse il numero 10. Devo scrivere Kane 9, tengo la maglia del Tottenham, Kane 9. Mai messa maglia numero 9, Harry Kane. Però comunque sia, 40 euro ci Ma tu lo sta, cioè. sai, tu lo Che sai che ciuccerie, però. Harry Kane da giovane è stato scartato dal Livorno, lo sapevi questo? No, Arrivò questa. al Livorno in Italia, Spinelli lo mandò via e poi è diventato Harry Kane. Senti, Gli anni Sozzo, tu di metti Donadoni. Sissé domenica. Come? Domenica metti Colombo Sissé. Ma io. Ma credo metta Colombo all'inizio. No, tu ti metteresti, Tu, non io ti mette Balombo. Colombo, tu Andrea Sperti. A San Sissé, ragazzi, ma allora, Io se i giocatori. anch'io, anch'io. No, ma io faccio un ragionamento semplice, no? Se i giocatori non li metti quando stanno in forma, cioè Sissé nella partita con Napoli si è conquistata la partita con la Sampdoria, che non significa che deve giocare 81 minuti, perché a me questa cosa poi non mi piace. Deve giocare 60 minuti, ma i primi 60. Però Poi, se in aspetta, quei aspetta, 60 aspetta. minuti. Ti dico Vai. solamente una cosa, pensa al tipo di partita che dovremmo fare. L'unica cosa è l'unica differenza, Allora, diciamo, è questa. io immagino la Samp che viene a Lecce per giocarsela, perché la Samp, ragazzi, cosa deve difendere? Ora, c'è cioè la Samp non è leggera per il pareggio. E appunto, Ma lascia la spazio. non hai bisogno Lascia della la prima spazio. pressione. No, Appunto. ma lo puoi lanciare, sì, se no? Cioè, puoi trovare anche la ripartenza. Io immagino una partita dove giocata a viso aperto dalla Samp, perché ragazzi io non ci credo che la Samp venga a Lecce per prendersi il punto, cioè che se ne deve fare, francamente. Il commento è calzante. Capito? No, no, a Io parte gli come scherzi, sicuro. no, dipende il tipo di partita che faremo, ma soprattutto diciamo come la vorrà impostare nei primi minuti. Io credo che a differenza diciamo della pressione della prima punta, giocherà molto diciamo, con una squadra alta e quindi una pressione di tutta la squadra, quindi diciamo la velocità o comunque il guizzo di Sissé potrebbe essere tra virgolette sprecato nella prima parte della gara. Nella seconda invece potrebbe dare una grossa mano. Ho questa sensazione, ma anche dal punto di vista mentale, perché poi il mister quando diciamo nella gestione del gruppo c'è sempre fatto capire che tutti vanno tenuti sul Sì, pezzo, già però il fatto che Stefano,
devi anche confermare un giocatore che gioca bene, no? Cioè, se un ragazzo gioca bene, perché con il Napoli sì, si è giocato una buona partita, secondo me. Se uno gioca bene e poi quella dopo non la gioca, cioè, boh, mi sembra troppo Scusami, strano. aspetta, non mi sto ricordando. Quindi ha fatto Napoli e titolare Sì. Sissé e... A Empoli Colombo, titolare. E prima col Ah. Torino, Colombo. Non sai che non mi sto ricordando. No, scusami, a Firenze prima ha Buono. giocato A Firenze, Colombo. Col Torino ha giocato Colombo. Colombo. E prima ancora con l'Inter ha giocato Sissé. E col Sassuolo ha giocato Sissé, che però è stato sostituito al 45esimo. Bravo, Ha grande. cambiato molto, ha cambiato molto. Però Esatto. io ripeto, se non lo vuoi, cioè, se uno non lo fai giocare quando gioca bene, come fai? Poi, secondo me, si sei un 94, che ha comunque un po' di esperienza in queste, no? A vivere la pressione. Colombo, oggettivamente, un ragazzo che magari può anche soffrire un po' la responsabilità di un periodo difficile. Quindi, Ma non lo io so, un penso po' di. sempre che quando giochi con squadre che ti danno la possibilità di tenerla questa palla tra i piedi, poco poco di più rispetto alle altre, devi mettere giocatori di qualità, se, secondo me. Quindi ecco perché penso a Colombo. Non vedo remota neanche la possibilità che comunque Oden giochi gran parte della gara, non partita titolare, perché penso che i titolari Strafezze di Francesco, all'esterno immagino. siano abbastanza, diciamo, certi. Però Oden potrebbe essere la chiave di volta, sinceramente, per questo Lecce nel Oh, finale i di brividi mi stagione, sta facendo perché venire, Stefano, mi sta facendo e venire. comunque, No, è vero, è ragazzi, vero. l'eccellenza ha ragione, perché quel gol poi, nonostante tutto, va fatto. Chi è? E io francamente non lo so, a parte Strefezza e forse di Francesco, chi la mette in porta quella Sai che palla? ho pensato anch'io a questa cosa. Sì. Non lo so. Sì, L'unica cosa è che lo fa con forse. una tranquillità assurda, cioè, Ma tutti Colombo sette questo forse punto. l'avrebbe messo, per il resto. No, Colombo, però non lo so. Ma non perché tecnicamente non ce l'hanno, voglio dire, un giorno in Serie A, tecnicamente, pure Falcone la può mettere tecnicamente quella palla. Però, non,95esimo. sì, puoi provarla, capito? Cioè, nel senso, magari un giocatore normale va avanti, invece poi l'ha tirato, cioè, senza pensarci. Adolfo Però sono Gajic, momenti, sono secondo me, attimi poi, cioè, si sono può altri. fare. Infatti. Comunque, ragazzi, Terron Fabio. Dopo 5 mesi, si è recuperata, è arrivata la prima bidonata ad Andrea Sperti, Terron Allora, noi Fabio. stiamo qui fino alle 22:30. Se Terron Fabio fino alle 22:30 arriva. Perché Col numero stamattina 10, non mi ha. Terron Fabio, bidona Andrea Comunque, Sperti. la Fiorentina vince 1-3 a Poznan. Il nostro amico Matteo Dovellini era lì, non so se hai visto, Filippo, le foto che ha messo, e ipoteca la qualificazione. Comunque la Fiorentina, ragazzi, secondo me Ma vincerà dove tutto, vanno in facile. semifinale? Ora, sinceramente, seguo il calcio, però mi chiedi Hai Franco. detto ipoteca la Sentivo. qualificazione, non sai manco dove arriva. Vabbè, ma ci me ne frega la Fiorentina, cioè, con tutto il rispetto, dell'unica italiana, forse le simpatizzo in Europa, ma, cioè. No, Diteci dalla sentivo di chat se vai in Monte. semifinale. Vai, Stefano. Infatti. Sentivo di tante critiche che venivano fatte alla Fiorentina a inizio stagione per questo, diciamo, percorso piatto che aveva. Quando in realtà, dopo che ho visto Amrabat lì nel mondiale, cioè la Fiorentina non Però poteva Stefano, non c'hanno tre cavalcare. squadre, c'hanno tre squadre questi, Sì. c'hanno Guarda valori che attaccanti che farebbero titolarissimi da noi. ovunque. No, ma tra l'altro, diciamo, mi sono reso conto che questi qua avrebbero cioè, hanno una rosa talmente tanto lunga che potrebbero tranquillamente Si sono svegliati competere tardi, con le prime tre. sennò, sì, sennò quantomeno in Europa potevano andare. Secondo me la Fiorentina non è inferiore all'Atalanta quest'anno, assolutamente. Nì, però, perché nel No, senso, ha buoni giocatori, però non ha però delle individualità di spicco che dici questo qua si risolve la gara. Amrabat è un giocatore, cioè tu sull'esterno questi c'hanno Saponara, Ikoné, Sì, Sottin, però. Brekalo, che non gioca praticamente mai e che da noi sarebbe il top del top del top, Sicuramente, però Andrea, e me ne sto alcuni dimenticando giocatori. altri, Gonzalez, cioè, Sono sì, ma d'accordo non con Andrea sono Sperti. fenomeni. Campione. Non Cioè, hanno questo è il fenomeni, però. discorso. Sì, no, però per dire, per un sesto, settimo posto ci potevano stare. Tu pensi che prima di vincere a Verona la Fiorentina stava sotto di noi, eh? Cioè, due Sì, è mesi fa, vero, dopo Atalanta-Lecce, la Fiorentina era sotto di noi.
Sì, ma Noi ci vabbè, siamo. però E questo comunque, campionato ragazzi, ora vi strano. dico un'altra cosa divertente, no? Cioè, noi stiamo facendo Divertiamoci. tutte queste storie al Verona, però guardiamo la classifica. Noi stiamo a più 2 sullo più 1 sullo Spezia, che la prossima gioca contro la Lazio. E la Lazio è partita Partita brutta. bruttina, la Lazio è una squadra strana però, perché potrebbe pure fare una partitaccia la Spezia, non è Partita detto però. brutta. Poi stiamo a meno 2 dalla Salernitana, che va a Torino, eppure quella non è facile. Cioè, nel E il Torino senso, viene dalla sconfitta della Roma, e da un periodo bruttino, quindi il non è Torino che si qualifica. dobbiamo. È chiaro che se gridi al lupo e quindi non vedi l'ora che arriva il Verona arriva. Però comunque sia, tu giochi in casa con la Samp, potresti anche pensare non solo al Verona. Ma tu guarda l'Empoli, no? L'Empoli sta a 5 punti, se non sbaglio. Da noi sì. Tu vinci, loro perdono o pareggiano, vai a meno 2, meno 3 dall'Empoli, per dire, no? Cioè, oppure tu vinci, il Verona perde, vai a più 8 e tutto torna come prima con 2 giornate in più sul groppone. Però la cosa fondamentale che non deve mancare è il tu vinci. Poi gli altri, fatti loro che fanno. Non deve mancare il tu vinci. Cioè, se tu vinci, ti metti sul divano, vabbè, in realtà Spezia e Verona giocano prima, la Salernitana giocherà insieme a noi, cioè no, alle 3, e l'Empoli giocherà prima venerdì. Però, cioè, noi siamo nella condizione di pensare solo a noi, questa è la cosa bella di quest'anno, però a quanto pare è anche un po' il problema, a quanto pare. Oggi in chat stavamo parlando diciamo, dei vari 4-3-3, no? Avevo visto, diciamo, la grafica del 4-3-3 di Mister Baroni, che è un 4-3-3 in realtà è molto centrale, fondamentalmente. Quindi sto cercando di pensare a quello che aveva detto prima Gioco Mazzi su questa cosa, e sulle, diciamo, necessità di avere comunque i terzini che accompagnino l'azione sempre, perché altrimenti praticamente ti perdi l'uomo o verso il centro o sull'esterno. Ecco, 1 a stavo 4 della Fiorentina. Comunque, ok. Stefano, i terzini ce li hai che affondano sempre. Il problema è che non sempre ti mettono, o quasi mai, per dire, ti mettono la palla giusta. E quello è il problema. Perché c'è Andrea Gallo, se tu vai a vedere cioè, quante volte vanno sul fondo, vanno tante volte sul fondo. Perché Strefez e Di Francesco si accentrano Sì. e lasciano lo spazio. Come terzo, però, come terzo, come dice già, diciamo, come in una sorta di 4-2-3-1 con Uden dietro la punta. Cioè, l'unico, secondo me, il modulo migliore non può esserci. Comunque, Però, Lecce ha no. provato a prendere Nzola, lo Spezia lo dichiarò incedibile. Dobbiamo No, dare la cosa che diceva testimonianza. Andrea, però non è tanto, cioè, io vedo comunque sia Gendré che Gallo, comunque. O Pezzella, perché tanto a destra Gendry ormai ha messo radici. L'unica cosa è che ci manca, secondo me, l'inserimento della mezzala o che Ma sia io dalla gliel'ho parte detto, ci manca già di Romazzo. Rodriguez. Ci manca già Sì, Romazzo. però allora, è vero anche che facciamo un ragionamento, il capitano prima, sul fatto che questa squadra deve essere equilibrata e che tende comunque più a difendersi, quindi effettivamente fa un lavoro molto dispendioso dal punto di vista fisico e di corsa, e quindi dice non riusciamo ad arrivare poi a chiudere l'azione con la mezzala. Ecco, potrebbe essere una chiave da battere per cercare di cambiare le Ma dinamiche Malè ce di l'ha, eh? questo Ma Malè ce l'ha. specie. Cioè, Ma Malè, infatti, infatti, se tu vedi infatti. anche col Napoli, no, quell'occasione che ha avuto, perché comunque c'era, stava in aria. Lui c'era, palla di Uden, se non sbaglio, per Di Francesco, sponda per Malè che stava lì, era giusto. Sì. Quindi Malè ce l'ha. Secondo me, per il giro che facciamo, l'abbiamo detto tante volte, perché anche l'anno scorso c'era questo problema. Secondo me, sono un po' bloccate le mezzali nostre per una questione di equilibrio difensivo, nel senso che molto spesso tu non riesci a offendere perché in realtà è il prima a non prenderle, no? È affidarti a quei tre davanti che devono fare qualcosa perché gli altri devono, e infatti poi non prendi tanti gol, però non ne fai.
Sì, però non Però è in un può queste partite essere. fondamentali è importante anche segnare. Io firmo Rozzano per vincere 4-3 con la Samp, cioè me ne frega di prendere 3 gol, ma No, ci dobbiamo mancherebbe. vincere. No, dico, non può essere tutto bianco, tutto nero. Cioè, No, lo so. abbiamo bisogno di queste sfumature che ti permettono di avere un equilibrio anche in fase offensiva, perché facciamo fatica, seppur contro il Napoli abbiamo visto delle situazioni nuove, quantomeno diciamo dei barlumi di speranza per il futuro. Sono curioso, credi, sono curioso di vedere partire la Samp, cioè sono spaventato ma Io pure. curioso allo stesso tempo Io vorrei per giocare vedere. adesso. Vorrei che andassimo adesso allo stadio dopo la trasmissione. Filippo, cioè noi più di Sto questo. leggendo. No, vabbè, ragazzi, Comunque, io io. sono molto deluso. Sono davvero. Stasera andrò a letto deluso. Sì, guarda, non so se puoi scrivere una Che non ci recensione si sul comporta. Sound System da qualche parte, Non ci si perché non comporta credo così esista sta il pianta. TripAdvisor della musica. Quindi magari Non lo so, sarete potremmo stato in un anche inventarlo, ristorante. magari. No, Quindi. perché non, cioè, dire, non ci si comporta in questo modo, no? Cioè, quantomeno uno avvisa. Però, Vabbè, sono deluso. ci sarà Via, stato un appunto, sì. Per quello si avvisa. imprevisto. Vabbè, dai, Vabbè, dai. la prossima settimana i Bundabash. Sono state le magliette di Filippo che hanno creato, diciamo, questo casino. L'hanno Prossima settimana i disorientato. Bundabash. No, comunque, Giuliano, chi cioè. volete? Negramaro, chi volete? Mo' rimetto Silvestri Portiamo Durman, dai. Giuliano. I Possiamo Bangladesh pensare. infrangi il record di esperti. Beh, sì, il record di esperti è stato rotto. Dopo 5 mesi, Andrea Non Sperti vorrei ha un che ti bidone. portasse male sta cosa, Non vorrei che portasse male per i prossimi. Però, Beh, ragazzi. interessante. Giuliano San Giorgi, possiamo arrivarci a Giuliano San Giorgi? Ci possiamo arrivare, ragazzi. È stato a Palmieri, credo, martedì. E Via quindi ex scuola posso è dare una Palmieri. mano Ci comunque. possiamo Vabbè, arrivare. Stefano giovedì Sozzi ci dà una mano. prossimo, puntata Andrea Sperti, Stefano Sozzo, Carlo Legittimo, Graziano Pellè, Giuliano Ecco San qua. Giorgi e un Elodie, giornalista del Milan. chiamiamo. Giuseppe Ma Pastore, dai. Giuseppe Pastore, per chiuderla. scusami, Io gli ho fatto la puntata. ma giovedì non ci sei per diciamo eventi Perché fa ludici, per... Ho il venti, compleanno, fa 15 anni Filippo Verri. Filippo Verri fa 15 faccio anni. 22 anni. Vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vabbè, Fatemi no, gli pensavo auguri. Aspetti, fidarsi. Corvia, leggo. No, Leggo pensavo. Corvia in chat. Sai. Ma ragazzi, Corvia mi ha sempre snobbato. Io l'ho scritto 2 volte, sia su Instagram che su WhatsApp. Snobbato totalmente. Quindi, ragazzi, con tutto l'amore per Daniele Corvia e per quel gol di Lecce Cagliari 3-3, che ancora vibra in Via del Mare, può andare dove, può rimanere dove sta Roma. Ma tu Dice. hai scritto davvero a tantissima gente, cioè loro, ad esempio, Thiago Io ho Alcantara no, WhatsApp diciamolo, pieno, però. sinceramente è un po' complicato Cioè, arrivarci. tu hai scritto, io ricordo, tu hai scritto ad Hernan Crespo. Hernan Crespo, mamma mia, Hernan Crespo. Perché avevo il numero di Hernan Crespo, gli ho scritto, ma non me l'ha dato. Sai perché? Però c'è un perché. Perché all'epoca noi eravamo molto vicini a Pizzini, se ti ricordi, che era un giocatore, un esterno d'attacco sudamericano, che lui aveva allenato. Quindi io volevo invitarlo per parlare di questo giocatore, poi anche per parlare con Hernan Crespo, per parlare, però purtroppo Non ha ci ha letto Andrea risposto Sperti Crespo. e non me... ci sta, un giorno mi scriverà lui, ma non nel Va prossimo giorno. bene, gli ultimi 3 minuti Esperti. di puntata. Stefano Sozzo sarà in conferenza stampa. Speriamo che porti fortuna, perché io ormai lascio il giornalismo. Sarò a San Pietro in Lama durante la conferenza stampa, perché gioca la Lecce Primavera in Roma, contemporanea. partita molto importante. Lecce Roma, ragazzi, molto Partitone, importante. partitone, vi aspetto a San Pietro in Lama, partita importante, ingresso libero, 200 posti gratuiti. Ma Filippo, nella Roma c'è qualche elemento interessante a orbita in prima Cassano, squadra? Don Antonio, Don Antonio. Però non ha giocato la prima squadra mai, non è stato, non credo sia stato Prima assegnato. squadra no, loro potenzialmente vorrebbero mandare a giocare in primavera Volpato e Bove, però non lo fanno e quindi hanno Cassano che... È un Giovanni Pagano che è pure bravo. Questi sono dei ragazzi bravi, quindi dobbiamo stare attenti alla Roma. Ci dicono anche Pissilli. Io sinceramente non lo conosco, però se Io gioca da Roma, chapeau, chapeau per Pissilli.
Ultimo argomento, Stefano Sozzo, Mettimane o Gonzales? Guarda, non ho mai visto, diciamo, Malè nella sua giornata migliore. Ho visto, diciamo, una luce in fondo al tunnel nella partita contro il Napoli, quindi io dico Malè. Anche io. Malè, Blen, Hjulmand, assolutamente. Ora Yulmaz. sì. Presa di posizione. Sì. Comunque, poi ti Davide lascio. Mandorino, sabato pomeriggio gioca contro il Baresi. Allora, Davide, se ci dici orario e Grande luogo, ti mister. facciamo Allora, venire la sabato gente. facciamo praticamente Grande mister. conferenza primavera Mandorino. C'è ragione, Mister, Mandorino. dove Chiedo giochi tua. soprattutto? Dove? Cioè, in Se giochi casa, in a trasferta? Bari, Tutti al penso che kick-off, vinciamo. ore, Tutti al tutti. kick-off, ore, dici le ore, le veniamo, le La bandiere, primavera gioca all'una, bianco-azzurri, quindi alle 3 siamo liberi. se non sbaglio, tra l'altro sono Sì, sono Mandorino, ecco. bianco-azzurri, sì. Dai, Quindi, mister, veniamo, facciamo il tifo. Ragazzi, Però andate. dici Falcone l'ora, dici l'ora. Tanto se no o non devi giocare. Bleve, direi Brancolini. Blen. Non devi giocare alle 6 perché devo gufare il Verona. Che poi non ce ne frega niente perché a un certo punto. Ma comunque gufato. Ma c'è. Napoli-Verona, brutta partita. Fidatevi. No, lo so. Perché sta ridendo quello? Chi? Il C'è povero, non gente che so, mi sta. c'ha fretta, non so che c'ha. No, c'è Te gente no, che sta mi sta guardando. prendendo in giro per il bidone di Ron Fabio. Perché oggettivamente del Ragazzi. paese mio, del Ron Fabio, quindi magari volevo fare un attimo da intermediario. Però. Amico mio, che devo fare? Cioè, non ho capito, Sabato pomeriggio ore 17 kick-off contro Va Levante bene, dai. Azzurra. Tutti al kick-off. Alle Andiamo. 17. Tutti, Vabbè, via, 56 persone in diretta, tutte lì. 1500 che ci stanno seguendo adesso, le 1500 persone che ci stanno seguendo, Alle tutte al kick-off. 17. Va bene. D'accordo, Io ragazzi. ci sono, Invece, mister. noi ci vediamo domani mattina alle 11 con Vittorio Murra. Alla prossima. Ciao cari. Ciao a tutti.